Buongiorno a tutte le persone intervenute. Arriviamo con questa lezione alla sesta lezione del nostro corso. Corso che abbiamo dedicato a quegli ambienti, a quelle situazioni della vita delle persone che sono più colpite dalla pandemia. La questione del lavoro, delle difficoltà che già normalmente nel mondo del lavoro nei nostri paesi, in Italia in particolare, incontravano, sono state particolarmente aggravate da questa situazione. Questa lezione si inserisce nel più ampio filone che stiamo trattando da anni, come ricordavo prima, e che anche grazie al contributo ricevuto da tutte le persone, i relatori, chi abbiamo invitato ai convegni, si è evidenziato essere il tema, diciamo, su cui lavorare. L'unica cosa che possiamo fare è sicuramente preoccuparci di quanto i lavoratori in questo contesto di grande cambiamento hanno forza contrattuale. La maniera primaria per avere forza contrattuale, per avere la possibilità di essere impiegati, è naturalmente la loro capacità. Quindi questa lezione, la terza del blocco che abbiamo dedicato al lavoro, va a sviluppare alcune questioni, alcune tematiche già introdotte la volta scorsa. Pensiamo appunto alla questione dei diritti dei lavoratori, alle modifiche nel campo della domanda e offerta del lavoro innescate dallo sviluppo tecnologico, anche dalla possibilità di lavorare su piattaforma, questo forse ve lo ricordate, e la questione delle relazioni industriali, il ruolo dei sindacati. Ecco, sono tutte tematiche che poi vanno a incidere su quell'argomento di cui vi parlavo prima, cioè della capacità che abbiamo di potenziare l'ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, il loro mantenimento. Di tutto questo ci siamo occupati e ci occupiamo ancora, grazie al libro del professor Ichino. Professor Ichino, che tante volte, insomma, è al centro dei nostri dibattiti interni quando ci confrontiamo su questo genere di tematiche, i suoi contributi, visto che ha anche un sito particolarmente ricco dove sviluppa gli argomenti in maniera, devo dire, piuttosto rara. Raramente si trova un punto di riferimento su web così aggiornato e approfondito. Grazie a questo libro proietteremo la copertina. Purtroppo non possiamo presentarlo fisicamente come facevamo di solito, ma vedrete la copertina. Noi andiamo a sviluppare la scorsa e sempre con quell'occhio di riguardo, cioè quanto oggi, nel contesto che cambia, dato dalla globalizzazione finanziaria, dalla grande innovazione tecnologica di cui anche abbiamo parlato la volta scorsa, quanto riusciamo a rendere i lavoratori, diciamo, appetibili e soprattutto forti sul mercato del lavoro. La provocazione del libro, diciamo una provocazione, ma tutto sommato esprime bene il concetto, è quella per la quale potrebbero in qualche caso, o magari in misura maggiore rispetto al passato, essere i lavoratori a scegliersi l'imprenditore e quindi capovolgere un po' il paradigma secondo il quale normalmente l'imprenditore è proprietario non solo degli strumenti finanziari e tecnici, ma anche fondamentalmente delle carriere. Detto questo, noi abbiamo la possibilità quindi di parlarne oggi con il professor Pietro Ichino, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito, e con l'introduzione di Stefano Guffanti, cui lascio la parola. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere avere tra noi il professor Ichino, perché oltre che per la sua competenza nota, si contraddistingue per avere una capacità di pensiero autonomo e originale rispetto
al mainstream. E come diceva Luca, espone le sue tesi con una ricchezza di dati, una disponibilità al confronto e anche una trasparenza che nel panorama italiano sono veramente rare. Ecco, come appunto ha accennato anche Luca, se voi andate a vedere il suo sito www.pietroichino.it avrete modo di vedere articoli, mini editoriali, estratti di libri e soprattutto come lui dialoga con lettori esperti e meno esperti, veramente dimostrando una grande disponibilità al confronto e una grande passione. Del resto la trasparenza è una battaglia storica del professor Ichino che anche nella sua attività politica, come ricordiamo, ha fatto proposte, basti pensare all'anagrafe patrimoniale dei politici, che appunto anch'io credo veramente essere fondamentali per il buon funzionamento del paese e per la riforma della pubblica amministrazione, che è uno degli obiettivi fra l'altro del nuovo governo. Ecco, tornando all'argomento di questo incontro, che è appunto il suo libro L'intelligenza del lavoro quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore, abbiamo visto nell'ultimo incontro organizzato dal Circolo Dossetti con il professor Michele Faioli che il diritto del lavoro ha come fine quello di tutelare la dignità dei lavoratori, ma però i mezzi per tutelare quei fini devono essere modificati, adattati, riformati nel tempo in base al contesto economico, sociale, per tutelare al meglio quei fini. Ecco, credo che sia impossibile negare che tutta l'opera intellettuale del professor Ichino si sforza di mettere in pratica questo concetto, anche se da suo lettore a volte ho l'impressione che il suo pensiero sia spesso, tra virgolette, tradito da destra e da sinistra, mettendo in evidenza solo alcune delle cose che lui propone e nascondendone altre. Da un lato vi è chi è interessato alla sola abolizione dell'articolo 18 e poco punto interessato alle attività di ricollocazione e formazione professionale, dall'altro chi invece si oppone, ma con l'obiettivo di mantenere lo status quo e continuare a difendere posti di lavoro in aziende decotte, anziché difendere i lavoratori che in quelle aziende decotte lavorano. Ecco, questo sappiamo che è stato un tragico errore che la sinistra italiana, ahimè, non ha ancora smesso di pagare. Io nella presentazione ho inserito alcuni dati che sono tratti dalle comunicazioni obbligatorie tra il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e la Banca d'Italia e riguardano le posizioni di lavoro alle dipendenze nel corso della pandemia. Però eviterei di citarveli, al limite poi li troverete sul sito, perché evidenziano una realtà intuitiva, che sostanzialmente dopo febbraio, con l'emergere dei primi contagi da Covid-19, il mercato del lavoro ovviamente ha subito un rapido deterioramento e il saldo tra attivazioni e cessazioni è diventato negativo, per poi riprendersi e tornare a calare dopo novembre. Quello che vorrei evidenziare invece in questa presentazione è il fatto che magari qualcuno può pensare che in un momento storico come questo, caratterizzato da una crisi economica, da una pandemia gigantesca, proporre, come ci fa il professor Ichino, uno scenario in cui saremo in presenza di un nuovo mercato dell'intrapresa, dove anche i lavoratori scelgono e ingaggiano, tra virgolette, l'imprenditore più capace di valorizzare il loro lavoro, sia quasi un'utopia o una provocazione. Ecco, così non è. Se voi leggete il libro, vi accorgete che così non è. E proprio, anzi direi, in un contesto come questo, che diventa fondamentale occupare quei posti di lavoro che sono disponibili e che per n motivi non vengono occupati. Il professor Ichino dice che questo significa realizzare in pratica l'articolo 4 della Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. C'è una frase che vi riporto del libro, che mi ha molto colpito, perché credo che sia molto vera. Scrive professor Ichino: rimaniamo convinti che gli unici ad avere voce in capitolo, oltre all'imprenditore che subentra, siano gli investitori, i finanziatori ed eventualmente il vecchio titolare dell'azienda. Siamo abituati a pensare
che i lavoratori, non disponendo del capitale e dei mezzi di produzione, in una parola del potere decisionale, giochino soltanto un ruolo passivo. A pensare, cioè, che essi vengano solo assunti dal nuovo imprenditore o ceduti dal vecchio, godendo in questo caso soltanto di un diritto di informazione preventiva agli effetti del contratto di trasferimento. Ecco, spiega molto bene nel libro professor Ichino che questa visione del mercato, questo modo di pensare, si fonda su una visione vecchia del mercato del lavoro, incentrata sul modello del monopsonio, dove sostanzialmente l'imprenditore è la sola parte che decide una situazione. Sostanzialmente abbiamo così introiettato questo modello che ancora oggi noi chiamiamo datore di lavoro chi in realtà il lavoro lo cerca, e i lavoratori che lo offrono appunto sono i veri datori di lavoro. La tesi che il professor Ichino sostiene nel libro è che non è vero che i lavoratori siano condannati a essere succubi dell'impresa in cui lavorano. I lavoratori possono scegliersi un imprenditore, possono scegliere di andarsene, certo non tutti nella stessa misura, alcuni sono in una posizione di debolezza, però la domanda che dobbiamo farci è perché i lavoratori fanno così fatica a muoversi, a spostarsi. Questo tema della mobilità, di cui si parla così poco anche nella realtà in cui sono io, del pubblico impiego, è questa difficoltà di spostarsi è dovuta alla mancanza di domanda di lavoro o alla mancanza dei servizi che assistono i lavoratori nella ricerca dell'impiego? Ecco, scoprirete leggendo il libro che in Italia ci sono ben 1,8 milioni di posti di lavoro scoperti perché mancano le persone capaci di occuparli, persone che magari ci sono ma non sono connesse, non sono aiutate da servizi di formazione, di selezione, come avviene ad esempio nel nord Europa, dove i lavoratori deboli sono aiutati con percorsi precisi di formazione a uscire dalla loro condizione. Ecco, cosa succederebbe se il mercato del lavoro avesse servizi in grado di produrre quella manodopera di cui le imprese hanno bisogno? In modo di capaci di attrarre gli operatori internazionali che investono nei territori in cui c'è la capacità di offrire quello di cui le imprese necessitano. Io ricordo una vecchia intervista di Pasquale Pistorio, non so quanti di voi lo ricordino, il vecchio manager del grande manager di ST Microelectronics, che essendo siciliano, un intervistatore, aspettandosi una risposta romantica del tipo: ho fatto lo stabilimento a Catania perché sono siciliano e quindi ho voluto aiutare la mia terra, le chiesero come mai STM ha deciso di investire a Catania. E lui disse: beh, perché qui abbiamo giovani ingegneri, laureati, brillanti, che mi costano 1.200 euro al mese. Cioè sostanzialmente la dimostrazione che se si investe per le politiche attive del lavoro e si attraggono le grandi imprese internazionali che noi invece a volte temiamo, demonizziamo, i risultati poi arrivano. Vi cito un dato che mi ha molto colpito, ce ne sono tanti, che riguarda la città metropolitana di Milano dalla quale vi stiamo parlando. Scrive il professor Ichino che a Milano l'Istat censisce alla fine del 2018 1,5 milioni di occupati circa, poco meno, e poco più di 100.000 disoccupati. Ora, se pensate che a Milano ci sono 80.000 posti di lavoro scoperti, noi a Milano potremmo ridurre, coprendo questi posti di lavoro, la disoccupazione dell'82%. Ecco, sono posti di lavoro, fra l'altro, di cui si sa tutto. Si sa che tipo di mansioni vengono cercate, in quale luogo, con quale qualifica, con quali mansioni. Quindi, tornando appunto al punto, a maggior ragione in uno scenario come quello pandemico, che sicuramente ha peggiorato la situazione dal punto di vista occupazionale, diventa ancora più importante, ancora più fondamentale trovare il modo di coprire questi posti di lavoro vacanti, dotandosi delle strutture che vadano ad analizzare queste posizioni vacanti e individuino tra i soggetti che cercano lavoro quelli che hanno aspirazioni, competenze, capacità necessarie e li segnalino ai datori di lavoro. Allo stesso modo bisogna rimodellare i percorsi di formazione che non devono più essere, come ahimè spesso accade,
autoreferenziali, nel senso non devono dare un lavoro ai formatori, devono dare un lavoro ai disoccupati. Ecco, il professor Ichino fa delle proposte che io non vi anticipo, poi ne parlerà lui, su servizi mirati di orientamento e di formazione. Abbiamo assistito in questi mesi, no, al tema, alla polemica sui temi del reddito di cittadinanza, dei navigator. Ecco, si tratta di professionalità, al di là degli esiti che hanno avuto queste politiche. Quello che è importante evidenziare, che dal libro emerge chiaramente, è che si tratta di professionalità che molto specifiche, molto, che necessitano di conoscenze tecniche, perché purtroppo le imprese necessitano di personale e le competenze richieste sono soggette all'obsolescenza, vanno continuamente rinnovate o addirittura modificate radicalmente. Quindi il sistema di orientamento e di formazione veramente richiede una preparazione particolare. Poi ecco, l'ultimo tema che tocco, è che tocca il professor Ichino in realtà, io lo accenno, è quello appunto dell'importanza del sindacato, lui la chiama l'intelligenza collettiva, cioè il sindacato che sia appunto in grado di leggere i meccanismi di mercato in maniera tale da usare il mercato a vantaggio dei lavoratori. È chiaro che i lavoratori di un'azienda, alcuni dotati di particolari competenze, possono negoziare da pari a pari con i datori di lavoro, ma la maggior parte devono disporre di un'intelligenza collettiva che li aiuti a valutare la qualità dell'imprenditore, i suoi piani industriali, e poi, se la valutazione è ritenuta positiva, li aiuti a negoziare con l'imprenditore quella scommessa comune che insieme devono fare. Ecco, come si vede, non c'è nulla di ideologico, sono concetti, secondo me, che io spero non se ne adonti il professor Ichino, ma ritengo di assoluto buon senso. Eppure non vengono applicati. Non vengono applicati, abbiamo avuto governi di varia ispirazione, però se ne parla veramente troppo poco. Ecco, in un contesto di crisi economica, occupazionale, per concludere, che ci siano più di 1 milione di posti di lavoro scoperti, di lavoro qualificato o specializzato, non è più tollerabile. Questi giacimenti occupazionali devono essere assolutamente coperti. Ecco. E perché ciò non avviene? Ecco. Perché non vengono implementate queste politiche attive? Perché non si arriva a far incontrare l'offerta di lavoro specializzato con quegli imprenditori che ne hanno bisogno? Perché non si lavora sulle agenzie dell'impiego che incrocino offerta e domanda di lavoro? Ecco, queste sono le domande che da porre andrebbero poste anche a chi ci ha governato, ma per il momento le pongo all'autorevole testimonianza del professor Ichino, a cui lascio la parola. Grazie di questa introduzione che mi sgrava di gran parte del mio compito, perché lei ha già detto quasi tutto. E, diciamo, vedrò di ritornare sui singoli punti aggiungendo qualche dettaglio e qualche precisazione. Io vi farei una esposizione dei contenuti di questo libro. Dopo qualche incertezza sul metodo, abbiamo deciso di scegliere lo strumento delle slide. Quindi vi proietterò alcune slide contenenti alcuni dati su cui è il caso di riflettere. Ma poi la parte più importante dell'incontro sarà quella in cui sarete voi, prima di tutto il Stefano Guffanti come moderatore, intervistatore, ma anche poi tutti gli altri, a portare il discorso su quello che vi interessa di più, perché come vedrete è un discorso che ha molte facce e molte valenze. Io allora adesso condivido il mio schermo con le slide, salvo poi alla fine di questa presentazione ritornare alla visualizzazione normale.
Ecco, se ci fossero dei problemi o di audio o di vista, mi avvertite. Io conto sul fatto che le slide si vedano normalmente. Perfetto, professore. Vediamo, devo riuscire a... riuscire anche a farle muovere. Oh, bella. Perché non si muovono? Scusate, ci siamo. Allora, Stefano Gufanti vi ha accennato a questo rovesciamento del paradigma, rovesciamento del modo di guardare al mercato del lavoro. Che cosa significa questo? Significa rendersi conto che oggi, quindi più di un secolo dopo la rivoluzione industriale avvenuta nel nostro paese a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il mercato del lavoro non è più caratterizzato secondo quello che gli economisti chiamano il monopsonio, cioè il modello in cui c'è un unico compratore di lavoro, il datore di lavoro, con di fronte un immenso esercito di potenziali lavoratori. In questo modello il compratore esercita un potere straordinario. È l'unico che può scegliere, tutti i suoi interlocutori possono solo essere scelti, e quindi il monopsonista gode non solo di un potere ma anche di una rendita particolarmente rilevante. In questa situazione è lui che sceglie e gli altri sono solo scelti. Noi oggi siamo in una situazione diversa. Siamo in una situazione in cui è anche il lavoratore a scegliersi l'imprenditore. In molte situazioni questo già oggi accade. Possiamo dire approssimativamente che in una metà dei casi la forza lavoro, le persone che vivono del proprio lavoro sono in grado di scegliersi l'imprenditore. Lo scelgono quando? Quando delimitano l'area merceologica, produttiva in cui cercare l'impresa dove lavorare, quando decidono se cercare il lavoro più nell'impresa di grandi dimensioni o nell'impresa piccola, se cercarlo nel settore pubblico piuttosto che nel settore privato. Ma è una manifestazione di questa capacità di scelta da parte del lavoratore anche il comportamento di chi, insoddisfatto di ciò che la zona dove risiede gli offre, migra verso zone diverse. L'economia del lavoro ci dice che il numero delle occasioni di lavoro cresce in ragione quadratica rispetto al raggio di mobilità del lavoratore. Un concetto matematico che può non essere immediata comprensione, ma significa in soldoni che il lavoratore capace di raddoppiare il proprio raggio di mobilità e vede aumentare le proprie occasioni di lavoro di 4 volte. E il lavoratore che decuplica il proprio raggio
di mobilità vede aumentare le occasioni di lavoro di 100 volte. Quindi una maggiore mobilità consente una maggiore scelta. Naturalmente la mobilità non tutti ce l'hanno. Molto spesso gli obblighi di famiglia, il fatto di avere un coniuge che lavora e che non vuole abbandonare il proprio lavoro costituiscono un vincolo, un impedimento alla mobilità. Ma è importante mettere a fuoco che anche la mobilità è uno strumento di rafforzamento delle capacità di scelta del lavoratore. Ora, questa possibilità effettiva di scegliere il lavoro deve e può essere data a tutti. Questo non lo dico io. Non è una provocazione, io sono abituato a sentire dire che le mie tesi sono provocatorie, ma questa è così poco una provocazione che lo dice la Costituzione della Repubblica. L'articolo 4 della Costituzione dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. E dice anche: i cittadini devono poter esercitare questo diritto secondo le proprie possibilità e la propria scelta. Quindi vedete che l'idea che sia un diritto costituzionale di scegliersi il lavoro è contenuta nella Costituzione, non è né una provocazione né qualche cosa di utopistico. Naturalmente bisogna chiedersi come si fa per rendere effettivo questo diritto. Ecco, la mia convinzione a questo tema è dedicato questo libro, è che il modo migliore per attuare questo principio è prima di tutto assicurare alle persone, ai cittadini che sono i titolari di questo diritto costituzionale, le necessarie informazioni, formazione efficace, cioè formazione mirata a ciò che il tessuto produttivo richiede, e mobilità in relazione alla domanda di lavoro, cioè aiutare le persone a spostarsi. Questo concetto, cioè il concetto per cui la mobilità aumenta la forza del lavoratore nel mercato, la sua possibilità di scelta, è stato alla base delle politiche del lavoro in un paese come la Svezia per tutta, diciamo, la parte centrale del secolo scorso. Dagli anni 30 agli anni 70-80, in Svezia l'assistenza alla mobilità del lavoro è stata posta al centro delle politiche del lavoro, perché si individuava nell'aumento del raggio di mobilità un aumento del potere effettivo, quindi della forza contrattuale del lavoratore e quindi della sua capacità di trovare, valorizzare al meglio le proprie capacità. Ma naturalmente aumentare le possibilità di scelta del proprio lavoro implica anche promuovere la più ampia possibile pluralità di imprese in concorrenza tra loro sul lato della domanda, il che implica una capacità del paese di attrarre e selezionare il meglio dell'imprenditoria mondiale. Perché è chiaro che quante più imprese, buone imprese, cercano lavoro nel nostro paese, tanto più i lavoratori italiani saranno forza contrattuale. Ora, l'altro concetto che vi propongo, poi ne discutiamo, io non ho la pretesa che quello che vi propongo sia creduto, è tutta materia di discussione. L'altro concetto è che
questa scelta dell'imprenditore da parte dei lavoratori è compiuta individualmente quando è il singolo, la singola persona che vive del proprio lavoro che decide dove andare a lavorare, in quale settore e soprattutto quando si muove alla ricerca del lavoro migliore. Ma per questo la singola persona ha bisogno dell'informazione, cioè sapere dove, quali possibilità ci sono e quali strumenti, quali percorsi adatti sono a disposizione per candidarsi alle posizioni di lavoro scoperte. Quindi naturalmente i percorsi di addestramento, di formazione che sono necessari, anche perché nel mercato del lavoro moderno non c'è mai una perfetta corrispondenza immediata tra ciò che una persona sa fare e ciò che l'impresa cerca. E quindi questo percorso di addestramento è sempre in qualche misura necessario. Ma questa scelta è compiuta talvolta anche collettivamente dai lavoratori di un'impresa in crisi. Quando l'impresa va in crisi, il collettivo dell'impresa si trova a un momento di svolta. E in quella fase accade sovente che i lavoratori si trovino a poter scegliere l'imprenditore. Ne vedremo fra poco alcuni casi evidentissimi di questa scelta collettiva dell'imprenditore. Ma accade anche che questa scelta la compia una città, una zona depressa, cioè che sia una collettività locale a ingaggiare l'imprenditore. E quindi la scelta dell'imprenditore nel mercato del lavoro non è un fatto soltanto individuale, ma è anche talvolta, e qualche volta è quasi più importante questa, una scelta collettiva. Vediamo innanzitutto la scelta individuale. Noi sappiamo il concetto che avevamo, a cui ho accennato prima, che a rendere debole la persona nel mercato del lavoro non è tanto lo squilibrio fra domanda e offerta, quanto il difetto di servizi di informazione prima di tutto. E ora poi vi illustro questo, l'importanza di questo difetto, quanto pesa questo difetto, ma anche di formazione mirata agli sbocchi effettivi e di assistenza alla mobilità. Per darvi un'idea di quanto pesa il difetto del servizio di informazione, provate a immaginarvi di arrivare in piena notte, in una notte di diluvio, di tempo pessimo, in una città straniera di cui non conoscete la lingua, una città dove arrivate per la prima volta, e di dover trovare un posto dove dormire. In quella città è molto probabile che ci siano 100 alberghi disponibili in concorrenza tra loro, ma voi non sapete dove andare, non avete le informazioni necessarie, avete difficoltà a reperire queste informazioni perché non conoscete la lingua, e quindi scegliete il primo albergo che trovate subito all'uscita della stazione. Quell'albergo probabilmente vi chiederà un po' di più di quello che sarebbe il prezzo equo, equilibrato di mercato, perché sfrutterà una situazione di monopsonio dinamico, cioè una situazione in cui siete costretti a prendere quel che trovate e quindi pagate un prezzo per questa debolezza contrattuale. Quel prezzo è la rendita monopsonistica. E proprio questo esempio ci dice che anche nel mercato del lavoro moderno, quello simboleggiato dall'immagine che vedete
sulla sinistra dello schermo, la città brulicante di iniziative, di imprese, di servizi, anche lì, e proprio per questo brulicare di imprese e di servizi, chi non ha l'informazione è debole, chi non ha l'informazione è alla mercé del primo che incontra, e questo si chiama appunto monozonio dinamico. Naturalmente nel mercato del lavoro non basta l'informazione, occorre anche la formazione mirata, quella che serve per davvero, ma la formazione serve se siamo certi che serve per davvero, cioè che è buona, che è efficace. E poi, come dicevamo, l'assistenza alla mobilità. Ora, a questa impostazione, l'obiezione che viene mossa è sempre quella per cui in Italia in realtà manca la domanda di lavoro. Ora, in realtà in Italia, certo, è vero che manca la domanda nel senso che potrebbe essercene molta di più di quanta ce n'è, e poi vedremo perché potrebbe essercene di più e invece questo di più non arriva. Però il dato con cui dobbiamo fare i conti e che vi è già stato anticipato da Stefano Buffanti nell'introduzione è che in Italia le imprese cercano persone qualificate o specializzate e non le trovano. Guardate questo titolo del Sole 24 Ore del 2 febbraio 2020. 1 milione di posti di lavoro disponibili, ma il 30% è vacante perché manca il know-how. Nel primo trimestre introvabili 355.000 profili professionali, e siamo solo nel primo trimestre, quindi moltiplichiamo per 4, vediamo, ogni trimestre potremo avere 300.000 posizioni da ricoprire. La mancata corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, denunciata a più riprese dalle imprese, comincia a assumere dimensioni preoccupanti. Io dico non comincia affatto, perché questo dato è noto da tempo. Noi abbiamo già da diversi anni l'indagine ANPAL Union Camere, che è l'indagine che è denominata indagine Excelsior, che ci dice proprio questo, e cioè che in circa un terzo dei casi, mediamente un terzo dei casi, le imprese cercano e non trovano il lavoro. Ora, guardate questa tabella è riferita all'inizio del 2020, ma poi vedremo che il dato lo abbiamo anche attualizzato e non cambia molto. Nel nord d'Italia ci sono addirittura zone dove per ogni 100 disoccupati ci sono 110 posti scoperti, è il caso di Vicenza, ma anche venendo a Milano il dato è quello che vi è stato esposto prima da Stefano Buffanti, 82 posizioni aperte, posti difficili da coprire per ogni 100 disoccupati. È vero che non altrettanto possiamo dire nel sud. Qui nella parte destra della tabella vedete i dati molto diversi del sud, e questo ci dice che al sud occorre qualche cosa di più e di diverso. Vedremo poi che cosa potrebbe essere. Ma certamente, se noi sapessimo creare al centro-nord i percorsi necessari per coprire le hard to fill vacancies, i posti di lavoro difficili per i quali è difficile reperire il personale che si cerca, noi potremmo ridurre drasticamente la nostra disoccupazione. A questo proposito,
Io ho ricevuto proprio recentemente un'obiezione, la trovate esposta in un articolo di Francesco Giubileo su lavoce.info, proprio il numero dell'altro ieri o di ieri della Voce Info. Cosa dice Giubileo, che è uno studioso del mercato del lavoro? Dice, ma però attenzione, perché i navigator, cioè quelle persone che sono state assunte un anno e mezzo fa per aiutare gli addetti, i percettori del reddito di cittadinanza a trovare lavoro, nella loro indagine sulle posizioni scoperte in 300.000 imprese hanno trovato soltanto in tutto, fra attuali diciamo di prospettiva, 40.000 posizioni scoperte. La mia replica a questa obiezione è che purtroppo quando un'agenzia, che sia pubblica o privata, si presenta a un'impresa offrendo personale, offrendo persone disponibili per il contratto di lavoro, la disponibilità dell'impresa di manifestare le proprie vacancies, i propri posti scoperti, dipende moltissimo dalla fiducia che l'impresa ha nella bontà delle persone che le vengono offerte. Se l'impresa ha il timore che questa agenzia le proponga persone inadeguate, quell'impresa probabilmente, anche solo per risparmiare tempo e grane, evita di manifestare le proprie disponibilità, non si fida e quindi non vuole perdere tempo con quell'agenzia. Ora, purtroppo, chi offre il lavoro di persone che sono percettori del reddito di cittadinanza offre un lavoro di persone che sono molto lontane dal tessuto produttivo, che per lo più hanno particolari difficoltà a rapportarsi col tessuto produttivo, e quindi chi propone questo tipo di personale ha molta probabilità di vedersi chiudere le porte. Ma il discorso è diverso se noi facciamo riferimento a ciò che effettivamente le imprese cercano, senza questa distorsione determinata dalla, diciamo, non affidabilità dell'agenzia che offre i propri servizi. Ora vediamo, perché un'altra obiezione che mi viene mossa è: questi dati che tu ci porti, che sono i dati riportati nel libro, sono dati dell'inizio del 2020, ma ora siamo nel occhio del ciclone di una crisi gravissima, e quindi questi dati non valgono più niente. È presumibile che oggi tutte queste vacancies non ci siano più, perché siamo appunto in una crisi gravissima. Ebbene, non è così. Guardate come i dati che vi mostro, riferiti a novembre del 2020, quindi nel momento più grave della crisi determinata dalla pandemia, vedete come nell'ultimo trimestre del 2020 le imprese contattate e censite dalla indagine Unioncamere ANPAL prevedessero 763.770 assunzioni nel trimestre e dichiarassero di incontrare difficoltà di reperimento del personale ricercato nel 32,8% dei casi, cioè circa in un caso su tre. Ora, un caso su tre su 763.000 vuol dire 250.000 posizioni. Vuol dire che se noi fossimo stati in grado nel novembre o dicembre scorso di
creare i percorsi necessari, avremmo potuto piazzare 250.000 persone. E sono i dati di un trimestre. Se ogni trimestre noi fossimo in grado di rispondere a 250.000 richieste di personale che non restano non esaudite, evidentemente avremmo in gran parte risolto il nostro problema della disoccupazione. E quando mi sento dire non puoi fare questo discorso oggi nel cuore di una crisi gravissima, ma dico, ma questo discorso va fatto proprio oggi, oggi più che mai, proprio perché siamo in una crisi gravissima. E invece che cosa facciamo noi? Invece di attivarci subito per creare questi itinerari, per portare ogni persona che ha perso il vecchio lavoro al lavoro nuovo, invece preferiamo mettere queste persone in freezer con il blocco dei licenziamenti e l'attivazione della cassa integrazione incondizionata, senza limiti di tempo, che significa sostanzialmente non affrontare il problema. Queste persone ogni mese che passa diventano meno appetibili nel mercato e lo star lì in freezer non le aiuta per niente. Tra l'altro, tenete presente che la cassa integrazione non è vero che copre l'80% del reddito, come sembra nominalmente, copre l'80% se si guadagnano 1.000 o 1.200 euro al mese, ma se se ne guadagnano 2.000 copre il 60%, e se se ne guadagnano 3.000 copre il 30 o il 35%. Quindi il lasciare le persone in cassa integrazione, che significa con un sostegno del reddito incondizionato, quindi non condizionato alla ricerca di un posto, ma anzi con un disincentivo a cercare il posto, perché la cassa integrazione tende a tenere legata la persona al posto da cui dipende, all'azienda da cui dipende, significa bloccare la situazione e non far fare un passo avanti al problema occupazionale di queste persone, salvo che il passo avanti non sia l'incentivo al lavoro nero, ma evidentemente non può essere quella la soluzione, anche perché il lavoro nero è sempre un lavoro deteriore, un lavoro scarsamente produttivo e modestamente retribuito. Comunque non può essere quella la soluzione. Ora, ANPAL e Union Camere ci dicevano che la situazione a fine 2019 era di 1.200.000 situazioni di skill shortage, cioè di hard to fill vacancies. Mettiamo pure che non sia 1.200.000, che sia solo 1.000.000, che sia solo 800.000, sono sempre molte centinaia di migliaia di posizioni che costituiscono quello che io chiamo un vero e proprio giacimento occupazionale inutilizzato, che invece dobbiamo utilizzare. Ecco perché io sostengo che non è tanto la domanda di lavoro a mancare, quanto i servizi efficaci per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, servizi di informazione, formazione mirata e assistenza alla mobilità. Aggiungo che ormai è noto e studiato a fondo il comportamento delle multinazionali, le quali nel decidere dove dislocare i propri insediamenti produttivi scelgono i luoghi dove il tessuto produttivo e i servizi al mercato del lavoro producono la manodopera di cui queste imprese hanno bisogno. Il che significa che dove la formazione mirata ai bisogni effettivi funziona male, le imprese non vanno volentieri, mentre dove c'è questa capacità di offrire ciò che le imprese chiedono, le imprese vanno più volentieri. E questo significa che se noi fossimo in grado
di innervare il nostro mercato del lavoro dei servizi di informazione, formazione, assistenza alla mobilità di cui ci sarebbe bisogno. Se noi fossimo capaci di questo avremmo molte più imprese interessate a dislocare il loro insediamento produttivo in casa nostra. Qui si apre un discorso che io vi accenno. Dunque, innanzitutto tenete presente che di queste vacancies, di queste posizioni aperte che stentano a ritardano, diciamo, a essere coperte, abbiamo una immagine, una fotografia disponibile in tempo reale. Questa è l'immagine che lo stesso Francesco Giubileo, l'autore dell'articolo di cui vi parlavo, in una sua pubblicazione del 2013 mostrava della città di Milano in un giorno qualsiasi del 2000, di quell'anno, il 2013. Ogni pallino rosso che vedete è un'azienda che sta cercando da qualche tempo un lavoratore. Vedete che è una enorme quantità di lavoro che viene cercato e quindi quando si sente dire non c'è lavoro, il lavoro è sparito, evidentemente è un problema di informazione e di addestramamento, perché in realtà una città come Milano brulica di imprese che cercano. E quindi questo ci dà proprio l'immagine immediata di quanto sarebbe importante di attivare i percorsi di cui parlavo. Ora, attivare questi percorsi significa, e qui vado veloce perché ho già parlato fin troppo, significa attuare l'intuizione di Bruno Trentin, che 30 anni fa diceva il diritto alla formazione permanente efficace è la protezione fondamentale del lavoro nel secolo che ci si apre di fronte. E in questa sua intuizione poi ebbe, diciamo, un primo molto pallido inizio di attuazione col contratto collettivo dei metalmeccanici del 2019, che però prevede soltanto 8 ore l'anno di formazione permanente, di diritto alla formazione, ma soprattutto nulla garantisce l'efficacia della formazione, che invece è importantissimo, perché se non conosciamo l'efficacia della formazione non siamo disposti a investire il nostro tempo, il nostro denaro. Ora, come si garantisce che la formazione sia efficace? Occorre un monitoraggio permanente e capillare del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. E questo monitoraggio permanente si realizza attraverso un'anagrafe della formazione professionale, come l'anagrafe del Ministero dell'Università e Ricerca, e poi incrociando i dati di questa anagrafe con le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e tutte le possibili informazioni su iscrizione a un albo professionale o di mestiere, iscrizione alla lista di disoccupazione, noi sappiamo che cosa è successo del frequentatore di un corso di formazione. Possiamo costruire questo dato che è l'indice di qualità della formazione. E naturalmente questo indice che ci dà la misura della efficacia della formazione impartita da ciascun corso deve essere pubblicato in modo che chiunque sappia quanto quel corso è efficace. Ora, questo dato sul tasso di coerenza è indispensabile per tutta la filiera dei servizi al mercato del lavoro. Nei paesi dove l'orientamento professionale, il guidance service, funziona, il job advisor che svolge questo servizio dispone di questo dato essenziale, cioè del tasso di coerenza tra formazione impartita da qualsiasi centro e sbocchi occupazionali effettivi. Questo consente al job advisor di fornire all'adolescente, ma anche al lavoratore adulto, perché anche l'adulto può aver bisogno di riqualificarsi e di muoversi verso un nuovo lavoro,
indicare i percorsi, dare dati attendibili sui percorsi verso l'occupazione effettiva, ma in Italia questo dato non è disponibile e quindi quel diritto alla formazione efficace di cui parlava Bruno Trentin non è attuato, perché se non c'è questo dato non può esserci un diritto effettivo alla formazione efficace. Perché questo sistema non è stato attivato? È perché il sistema attuale privilegia l'interesse degli addetti alla formazione, i quali non amano essere posti sotto stress, sotto controllo, rispetto all'interesse degli utenti. Mentre un sistema nuovo, fornendo un criterio oggettivo per la distribuzione dei finanziamenti, toglierebbe agli assessori regionali competenti l'amplissima discrezionalità che oggi possono esercitare e li costringerebbe a indirizzare il fiume di denaro che spendiamo in formazione verso i corsi effettivamente utili, e questo cambierebbe la faccia del nostro sistema. Ora, rapidissimamente, non vi spaventate nel vedere aprire un altro capitolo, voglio solo accennarvi a questo altro aspetto della questione, che è la apertura del sistema all'imprenditoria mondiale come aspetto essenziale per aumentare le possibilità di scelta dei lavoratori. E la globalizzazione amplia enormemente il campo nel quale gli imprenditori possono scegliere i propri dipendenti, ma amplia anche per i lavoratori di un'azienda in crisi la possibilità di attirare buoni piani industriali. Cioè, la globalizzazione è vero che mette in concorrenza fra loro i lavoratori di tutto il mondo, ma mette in concorrenza tra loro anche gli imprenditori di tutto il mondo, se noi sappiamo aprire il paese al meglio dell'imprenditoria. Quindi i lavoratori, nella situazione di crisi aziendale, non più come individui, ma anche in forma collettiva, possono scegliersi l'imprenditore, e tanto più sono forti quanto maggiore è la concorrenza. Di qui l'idea di un nuovo mestiere possibile per il sindacato, quello di guidare i lavoratori nell'azione volta ad attrarre i migliori imprenditori, valutare i loro piani industriali e negoziare la scommessa comune con l'imprenditore ritenuto migliore. E questo io indico come il ruolo dell'intelligenza collettiva del lavoro. E pensate a quello che accade ad Alitalia nel 2008, ma anche nel 2017. Allora i lavoratori di un'azienda tecnicamente fallita, come era già allora Alitalia, si trovarono l'offerta di Air France KLM e l'offerta della cordata famosa dei capitani coraggiosi italianissimi. E lì scelsero l'imprenditore italiano, la compagnia aerea italiana, nonostante che nessuno dei capitani coraggiosi avesse mai fatto volare un aereo. Scelta sbagliata, ma la compirono i lavoratori. Guardate che furono CGIL e CISL e UIL a bocciare il piano industriale di France KLM molto prima che Berlusconi premesse per la scelta della cordata compagnia aerea italiana. Nel 2017 accade una cosa ancora più singolare: i sindacati CGIL e CISL e UIL approvarono il piano industriale di Etihad e i lavoratori bocciarono la scelta dei sindacati, disattesero l'indicazione delle confederazioni maggiori bocciando il piano di Etihad. Perché? Perché ritenevano che lo Stato non avrebbe mai lasciato chiudere all'Italia e che quindi era meglio restare con lo Stato pantalone che copre tutte le perdite. Scelta discutibilissima, ma è importante avere chiaro che furono i lavoratori a compiere questa scelta. E lo stesso, anche se una scelta molto diversa, fecero i lavoratori alla Fiat, dove nel 2010 scelsero tra la nazionalizzazione della Fiat, che sarebbe stata l'unica alternativa,
e il piano di Marchionne. Anche qui è una scelta collettiva del lavoratore. Oppure c'è il caso di un intero paese che ingaggia l'imprenditore, la buona multinazionale, ed è la vicenda che racconto nel libro della Nissan ingaggiata a Sunderland nel nord Inghilterra a metà degli anni Ottanta. Lì il sindacato inglese si aprì a un piano industriale fortemente innovativo che sconvolgeva gli schemi del sindacalismo britannico in quel momento, accettando la scommessa comune con un imprenditore straniero che introduceva la cosiddetta lean production, la fabbrica piatta in cui tutti devono fare tutto, in cui si basa tutto sullo scambio di know-how. Era veramente una rivoluzione. I lavoratori scommisero e vinsero quella scommessa, e di vicende analoghe nel mondo ce ne sono tantissime. Questo è ciò che dovremmo cominciare a fare su larga scala nel nostro mezzogiorno, cioè attirare il meglio dell'imprenditoria mondiale e negoziare a tutto tondo, come fece il sindacato dell'automobile a Sunderland. La concorrenza fra gli imprenditori nel mercato del lavoro rafforza i lavoratori, quindi è sbagliatissima la opposizione, l'ostilità bipartisan che in Italia esercitiamo contro le multinazionali. Al contrario, bisogna aprire il più possibile il paese al meglio dell'imprenditoria mondiale. E invece in Italia, sia da destra sia da sinistra, da destra per la difesa dell'italianità della grande impresa, da sinistra per la prevenzione contro le multinazionali che sono viste come il pericolo per la democrazia, il mostro che spolpa le nostre imprese e se ne va lasciando le lische, in un modo o nell'altro noi abbiamo sempre fatto la guerra contro contro l'afflusso dei capitali stranieri. I casi sono infiniti, nel libro ne cito molti, all'Italia è uno, ma anche Ferrovie, Poste, Telecom, Antonveneta, Parma. C'è stata tutta una serie di casi in cui abbiamo fatto le barricate contro l'investitore straniero, invece di avere l'atteggiamento positivo di vederne le carte e, se il giudizio è positivo, scommettere insieme. Per concludere, in una situazione in cui mancano i canali di connessione fra domanda e offerta, occorrono servizi di formazione mirata, di cui sia conoscibile la qualità, cioè il tasso di coerenza con gli sbocchi, servizi capillari di orientamento professionale per giovani adulti che non possono essere attivati senza conoscere il tasso di coerenza tra formazione e sbocchi effettivi, che è la materia prima su cui si costruisce il servizio di orientamento. E occorre rendere il paese più attrattivo per le imprese straniere e il sindacato più capace di negoziare i loro piani industriali innovativi. Con questo vi ringrazio. Tutte le idee accennate ora molto rapidamente sono contenute nel libro. Le slide le potete scaricare dal mio sito e grazie per la vostra attenzione. Grazie professore per questa sua relazione particolarmente interessante, per lo sguardo sicuramente non consueto, ma lo ribadisco, per l'esperienza che abbiamo, per le tante iniziative organizzate, sicuramente c'è tanto, tanto di sensato e tanto di notevole, perché la questione su cui è vero bisogna insistere è sicuramente quella sulla capacità dei lavoratori di essere all'altezza del mercato, all'altezza della domanda. Ricevo dunque la parola per la sua conclusione a Stefano Buffanti, e ricordo a tutti che dopo poi si aprirà la parte relativa agli interventi dei corsisti secondo la solita cadenza, cioè 3 domande per volta, per permettere poi una migliore sintesi al relatore. Prego Stefano.
Molto bene, grazie anche da parte mia, professore. Io inizierei appunto il giro delle domande sottoponendole questa riflessione che è frutto, diciamo, della mia esperienza all'interno della CISL. Ne ho parlato anche con Mauro Ongaro, con cui so che lei si è confrontato di recente, e che riguarda sempre il tema della mobilità, ma applicato al pubblico impiego. Mi perdonerà se uso un'immagine per far capire il problema a chi non è dipendente pubblico e quindi ha magari difficoltà di comprensione del tema. Allora, immaginiamo che lo scenario da lei proposto sia realizzato, vi siano tante imprese in concorrenza tra loro e i lavoratori si possano proporre alle imprese. Immaginate che un lavoratore che lavora in una media azienda informatica abbia l'opportunità di essere assunto dalla Microsoft con uno stipendio maggiore. Bene, questo lavoratore ha l'assenso della Microsoft, ma non può trasferirsi perché la sua azienda di appartenenza glielo vieta. Ecco, nel privato questa situazione sarebbe anomala, se non, vabbè, in casi particolari di non concorrenza, ma nella stragrande maggioranza dei casi, giustamente, nel privato esiste questo meccanismo virtuoso per cui una persona che per vari motivi non si trova bene o magari ha semplicemente un'offerta migliore da un'altra azienda si può trasferire. Nel pubblico, invece, per motivi, per carità, anche qui possiamo dire legati alla storia del lavoro pubblico, questo però non avviene. E io le assicuro che sono tantissimi i casi di lavoratori, magari con una laurea, anche due lauree, intrappolati dall'aver vinto un concorso in un comune e che si vedono negare il trasferimento in altri enti, anche quando palesemente questo trasferimento gli porterebbe vantaggi di carriera o vantaggi retributivi. Perché questo, secondo me, secondo noi che abbiamo fatto una riflessione su questo, è pericoloso per la pubblica amministrazione? Perché crea degli effetti, nel senso che capita che questi lavoratori vengano sottoutilizzati rispetto alle loro competenze, oppure capita che il quadro che li comanda o addirittura il dirigente che li comanda scarichi su di loro compiti che non gli sono propri, nascondendo delle pecche sue. E questo sostanzialmente fa sì che ci siano, io li chiamati dei giacimenti di competenze, ma giusto per rendere l'idea che sono sottoutilizzate nella pubblica amministrazione. E paradossalmente, chi ha vantaggio da questa situazione? I veri fannulloni, cioè quelli che non potendosi proporre in nessun altro posto di lavoro, tutto sommato hanno la convenienza a restare nell'ufficio che occupano. Allora vengo alla domanda. Non pensa che nel dibattito che caratterizza la PA, oltre che parlare di valutazione, di tagli lineari, di quei profili che mancano giustamente, che vanno ricercati, bisogna anche dare una possibilità di exit ai lavoratori pubblici, permettendo appunto dei percorsi professionali virtuosi che portino alla selezione, alla valorizzazione dei migliori, in modo tale da dare alle amministrazioni l'incentivo a valorizzare i meritevoli, perché valorizzando i meritevoli non rischiano di perderli. E al tempo stesso disincentivando quei meccanismi di carriere basate sulla cooptazione, sulla fedeltà al dirigente o sull'appartenenza politica. Ecco, non so se sono stato chiaro nella domanda e la ringrazio anticipatamente per la risposta. Confermo, la pubblica amministrazione avrebbe tutto da guadagnare da una maggiore mobilità degli addetti e invece ha delle strutture che la scoraggiano o addirittura la impediscono. Quindi la mia risposta è fondamentalmente positiva. Un meccanismo di questo genere sarebbe molto auspicabile. Perfetto. Allora possiamo iniziare il giro delle domande del Sì, pubblico. Ho visto che. cominciamo con le domande, ricordando a tutti di stare possibilmente insomma, nei 3-4 minuti al massimo, insomma, non eccedere poi in didascalie. Un'ultima considerazione necessaria. Quando si parla di preparazione di capacità, ebbene, il professor Chino è un giuslavorista.
ha una carriera politica alle spalle e ha svolto opera per il sindacato e sulla Camera del Lavoro. La competenza, consentitemi questa piccola la competenza, la capacità di scrivere libri anche con forte connotazione tecnica, non è una cosa che si può tralasciare. Spesso ci lasciamo, devo dirlo, in un corso di formazione alla politica, fuorviare da logiche che ci portano a parlare di tutto, tutti, di tutto. Questo non è possibile. Bisogna, quando parliamo di competenza dei lavoratori e di competenza dei formatori, dobbiamo ricordarci questo, che sviluppare, potenziare lo sviluppo delle carriere del lavoratore, dei formatori, degli enti che propongono formazione, potenziare questo sviluppo innanzitutto, prima poi di andare a chiedere ciò che è dovuto, naturalmente dal nostro punto di vista, è fondamentale. Altrimenti non arriviamo mai al punto. Noi ci occupiamo di formare le persone alla vita pubblica e politica. Lezioni di questo genere sono particolarmente adatte perché hanno il merito di toccare nel concreto, grazie all'esperienza dei relatori, nel concreto quali sono i temi, andando leggermente al di là di quella che può essere l'apparenza di quello che è il solito dibattito pubblico. Scusatemi per questa chiosa, ma mi sembrava fondamentale, anche perché abbiamo oggi una personalità di particolare pregio e di particolare competenza, grande competenza, diciamo, da tanto tempo si occupa di queste cose, quindi ricerchiamo, incarniamo questo stile e pretendiamo da noi stessi, anche come formatori, di essere sempre all'altezza di quelle che sono le necessità. Passo dunque al primo giro di interventi, ne abbiamo già sei. Il primo intervento è di Marilena. Prego, Marilena Vinertati. Grazie professore per la relazione. Volevo farle questa domanda. Premesso che la formazione professionale è di competenza regionale, la mia domanda è sul tasso di coerenza di cui lui parlava prima, no? Di cui parlava prima, e che è un dato molto, molto interessante e che sarebbe opportuno avere proprio a livello di regione, di territorio. E a questo proposito mi chiedo il ruolo dei centri per l'impiego, di cui si parla poco, no? Che hanno proprio il compito di incrociare la domanda e l'offerta e anche di fornire consulenza proprio per la formazione professionale. Ecco, questo ruolo, questo per quanto riguarda il livello regionale, una domanda sui centri per l'impiego. Io li ho persi un po' di vista, me ne occupavo qualche anno fa, adesso li ho persi un po' di vista e il suo intervento, la sua relazione mi ha sollecitato alcune domande. Mentre a livello nazionale mi chiedo se l'ISFOL ha sempre svolto questo lavoro di confronto tra quello che è l'offerta in termini di formazione professionale. L'ISFOL è l'Istituto per di Formazione dei Lavoratori, che è gestita a metà tra Ministero del Lavoro e l'altro ministero, non me lo ricordo, casomai professore lo dirà lei. Ecco, ha sempre svolto questo ruolo e anche lì ho perso un po' di vista, però abbiamo probabilmente le strutture a livello regionale e a livello nazionale che possono monitorare e quindi calcolare e diffondere questo dato relativo al tasso di coerenza. Io so che l'ISFOL collabora con l'ISTAT, un archivio sulle professioni che continuamente tiene aggiornato, è un archivio importante per esempio da consultare. Ecco, volevo sapere da lei un pochino
se sa qualcosa, se sono morti del tutto i centri per l'impiego, se in qualche modo si possono resuscitare. Prego Gregorio. Buongiorno, grazie veramente al professore, perché ecco è una buona notizia, cioè ci sono dei posti di lavoro, insomma bisogna trovarli, ma ci sono. Io volevo fare questa domanda al professore in quest'ottica molto suggestiva dei lavoratori che si scelgono l'imprenditore. Io mi occupo di diritto commerciale. Nel 2018 ho studiato le operazioni di merger leverage buyout e ho scritto un testo che è stato pubblicato su Giurisprudenza Commerciale, che è la massima rivista italiana, cioè sono anche componente del comitato di redazione, insomma, della sede di Roma. E io studiando il merger leverage buyout ho trovato una cosa che mi aveva molto entusiasmato, è un'operazione che si chiama workers buyout, che sembra come dire un'americanata. Praticamente cosa succede, come funziona, che quando c'è un'azienda che è in crisi, una delle possibilità per risolvere la crisi è che i lavoratori assistiti dal mondo cooperativo acquisiscano essi l'impresa e quindi i lavoratori diventano imprenditori. Ho trovato, e di questo io veramente non immaginavo, perché l'operazione esiste negli Stati Uniti, ma ho scoperto questo, che c'è una legge italiana, cioè le leggi sono due, una è la legge Marcora che prevede tutta una sorta di assistenza per le cooperative, e poi c'è un articolo particolare, glielo cito, è l'articolo 11 del decreto legge 145/2013. Questo articolo dice che se i lavoratori costituiscono una cooperativa, poi questa cooperativa, che appunto essendo una cooperativa può usufruire dell'assistenza anche finanziaria del mondo cooperativo, questa cooperativa può acquisire l'azienda in crisi, e praticamente questo articolo 11 detta un diritto di prelazione, quindi la cooperativa ha un diritto di prelazione per acquisire l'azienda in crisi. Io ho trovato questa cosa veramente entusiasmante, quindi sono andato veramente in giro per tutto il mondo, ho bussato a sindacati, ho bussato a Confindustria, a dire guardate, ho scoperto questa cosa, se ci sono delle situazioni di crisi individuiamole, io mi occupo di questo, faccio operazioni di merger leverage buyout, lo possiamo fare insieme. Ecco, la cosa che mi ha sorpreso è che ho trovato tante di quelle porte chiuse che alla fine ho lasciato stare. L'ultimo tentativo l'avevo fatto con la Whirlpool, e avevo anche una cooperativa, il mondo cooperativo, un attore importante del mondo cooperativo. Io ho cercato di mettermi in contatto con le rappresentanze sindacali della Whirlpool, mi hanno detto noi parliamo solamente con soggetti istituzionali, e io ero un avvocato privato, quindi non rispondevo. Però al di là dell'esperienza, diciamo, negativa per nella Whirlpool, volevo chiederle questo, cioè magari lei anche ne parla nel suo libro, ma lei che idea si è fatta su questa operazione? Cioè sono io forse un po' troppo idealista e quindi faccio bene ad arrendermi, perché veramente ho lasciato stare. L'ultima esperienza negativa è quando ho parlato, mi sembra, con Asso Lombarda, e la persona con cui avevo parlato mi ha detto no, guarda, noi spingiamo il codice della crisi d'impresa. E io ho detto guardate, sono due cose completamente diverse, non è che uno esclude l'altra. Però ecco, ho trovato tante di quelle porte in faccia che poi ho lasciato stare. E finisco con questo, grazie per... Io faccio l'avvocato perché in tanti anni non sono mai riuscito a trovare nessuno che mi assumesse.
parlo quattro lingue e non ho trovato mai nessuno che mi desse un contratto. Ho lavorato per tanti anni in studi importanti internazionali. Un paio di anni fa ho anche avuto il suo studio come controparte in un'operazione di diritto societario e da un anno lavoro in proprio, insomma, ecco. Però, insomma, ecco, le volevo chiedere il suo parere autorevole su questo tipo di operazione. Grazie. Grazie Gregorio, grazie anche Maria Elena. Ultimo intervento, Andrea Rinaldo, che ha introdotto la passata lezione. Prego Andrea. Grazie, ringrazio il professor Ichino per l'esposizione di stamattina e vorrei porre a lui una semplice domanda chiedendo subito la sua benevolenza, perché nella sua esposizione io ho trovato alcune, diciamo, asserzioni personalmente molto convincenti, come per esempio quella che fa riferimento alla mancanza di idonei servizi di collegamento tra domanda ed offerta, appunto, nel mondo del lavoro. Ho trovato suggestiva e forse anche, diciamo, particolare la visione per secondo la quale sarebbero in questa fase i lavoratori a, per così dire, scegliersi il proprio imprenditore di riferimento. E quindi su questo le chiedo di convincermi un po' di più, diciamo, professore, perché io ho, diciamo, una sensazione lievemente diversa, perché questa asserzione, ponendo questa asserzione, sembrerebbe quasi di mettere sullo stesso piano la figura dell'imprenditore, riferendosi al mondo del lavoro di tipo privato, la figura dell'imprenditore con quella del lavoratore e riducendo, diciamo, la disoccupazione ad una sorta di poca volontà da parte del lavoratore ad uno spostamento fisico, in quanto abbiamo visto dai dati che lei ha esposto che appunto le possibilità occupazionali sembrerebbero aumentare con il quadrato della distanza, diciamo, dal posto rispetto al quale si risiede e il luogo di lavoro. A me pare che questo potrebbe avere forse un riferimento, diciamo, concreto, magari se appunto ci riferiamo ad alcuni particolari bacini territoriali, per esempio la provincia di Milano, come abbiamo visto dai dati che lei ha esposto, ma se già ci spostiamo nel sud Italia vediamo che i dati sono completamente differenti e quindi non è, diciamo, solo una distanza geografica quella che potrebbe mettere in gioco l'occupabilità dei lavoratori, ma è anche il luogo, diciamo, in cui ci si, luogo fisico in cui ci si colloca. E poi c'è anche un problema appunto di professionalità individuale, di capacità professionali acquisite, di formazione professionale che segue le logiche, diciamo, dell'obsolescenza di queste qualità che sono difficilmente appunto anche recuperabili, no? Nel breve termine, anche avendo degli strumenti di formazione professionale idonei a disposizione. Per questo le chiedo, per esempio, se con riferimento al blocco dei licenziamenti non sia opportuno anche a pensare prima del loro sblocco, che diventerebbe una bomba sociale per l'Italia, soprattutto in questa fase di crisi occupazionale, direi storica, di pensare a una, diciamo, riforma degli ammortizzatori sociali, perché se a questo punto noi sblocchiamo i licenziamenti ci troveremo con tanti lavoratori lasciati a loro stessi e possibilità di reskilling degli stessi molto modeste. Ma io la volevo portare sulla vera domanda che le vorrei fare, che fa riferimento ad una modalità appunto della prestazione lavorativa che stamattina non abbiamo affrontato, ma che lei nei suoi scritti ha diciamo affrontato e anche con delle posizioni, diciamo, anche in questo caso piuttosto inconsuete, particolari. Mi sto riferendo al cosiddetto smart working, lavoro agile,
E con riferimento specifico alla pubblica amministrazione, le dico questo perché io sono un dipendente pubblico, quindi le faccio la domanda avendo, diciamo, un minimo di cognizione di campo per aver sperimentato appunto il lavoro agile in questa fase. Non le chiedo, mi perdoni veramente se le dico questo ex abrupto, se non era il caso, con riferimento appunto a questa prestazione lavorativa, questa modalità della prestazione lavorativa e al pubblico impiego, dare una rappresentazione dei pubblici dipendenti un pochino più edificante di quella di lavoratori, per così dire, messi in letargo con questa modalità appunto operativa che ci ha imposto la pandemia. Uno dei fondatori del nostro circolo, il professor Natoli, ha asserito più di una volta che in Italia raramente diciamo le svolte avvengono perché ci sono delle innovazioni consapevoli. Il più delle volte c'è un contraccolpo per così dire è l'effetto dell'aver subito, diciamo, un'innovazione che probabilmente non si voleva nemmeno sperimentare. Dico questo perché il lavoro agile nella pubblica amministrazione, almeno per la mia, diciamo, esperienza, è stato ben poco sperimentato prima appunto di questa fase emergenziale pandemica. Però in questa fase ci sono stati anche degli enti, degli istituti, dei luoghi appunto dove si svolge il lavoro pubblico, che hanno dato una rappresentazione, io credo, un pochino più edificante, no, del lavoro agile, semplicemente facendo il lavoro di prima con questa modalità e rispettando i tempi di legge, no, che questo potrebbe essere anche un riferimento per misurare gli obiettivi, no, per misurare la qualità del lavoro svolto con questa modalità. Perché, le faccio un esempio concreto per farmi capire anche con gli altri interlocutori, se un accesso agli atti per legge deve essere esperito in 30 giorni, già questo, no, già il fatto di fare questa azione che è prevista dalla legge in quella tempistica costituisce un monitoraggio del lavoro che magari viene fatto appunto da remoto. Poi qualche ente, qualche istituto pubblico può fare questa, diciamo, può svolgere questa attività anche in tempi minori, ma diciamo che il controllo, senza tanto di addivenire a modalità di controllo del lavoratore a remoto, eccetera, ci dovrebbe già essere per legge. Dico questo però anche con riferimento, e chiudo la mia domanda, al modello di sviluppo che abbiamo in mente, soprattutto dopo le riflessioni che ci ha indotto la fase pandemica, perché se il modello di sviluppo è quello precedente, quello che per esempio prevede che Milano da 2 milioni di abitanti ne abbia 4 milioni proprio per la sua capacità attrattiva in termini appunto di offerte di lavoro, no? Rifiuti per esempio o abbia dei sospetti rispetto a questa modalità della prestazione lavorativa perché una certa economia è legata a quel modello di sviluppo, mi sembra che in questa fase storica e politica in cui si pensa a un ministero della transizione ecologica sia piuttosto anacronistica. Insomma, le mie due domande sono queste, in sostanza. Mi convinca di più sul fatto che c'è equivalenza tra lavoratore e imprenditore e che, diciamo, sia il lavoratore a scegliersi il suo imprenditore e che lo smart working nella pubblica amministrazione non sia, diciamo così, l'occasione per un letargo generalizzato, ma che abbia anche in qualche caso rappresentato una modalità per esprimere il proprio servizio in maniera differente rispettando i termini di legge. Grazie, professore. Grazie, Andrea. Prego, professore. Comincio a rispondere a queste prime tre domande che sono dei veri e propri interventi. E cerco di essere breve e per dare spazio anche a altri, anche se ciascuna delle tue domande meriterebbe un'ora di incontro e di discussione. Comincio dalla domanda di Marilena Vimercati, la quale mi chiede che cosa funziona oggi nel campo dei servizi al mercato del lavoro.
quali sono le strutture che, su cui possiamo contare. E menziona a questo proposito i centri per l'impiego, che sapete sono le cellule territoriali di base del servizio per l'incontro tra domanda e offerta, e l'ISFOL, che era l'Istituto per lo studio della formazione e il lavoro, poi è stato trasformato nel 2015 in INAP, Istituto Nazionale Istituto Nazionale, non mi ricordo cosa rappresenti, ma insomma per lo studio delle politiche, da analisi, ecco, Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche. Ora la domanda è, ma di tutto quello che lei ci ha raccontato, che cosa queste strutture già fanno? Allora, per quel che riguarda l'ISFOL, ora INAP, purtroppo devo dire l'INAP fa l'ISFOL prima e l'INAP adesso fa poco di quello che vi ho esposto. Perché? Perché sì, il suo compito sarebbe stato proprio quello che lei indicava, Marilena, cioè analizzare l'efficacia della formazione professionale e studiare analiticamente il servizio per come viene svolto. Ora, quando l'ISFOL è stato creato negli anni 70, ancora si poteva pensare di svolgere questa funzione attraverso così uno studio generico di ciò che accade sul terreno della formazione professionale nel nostro paese. Da allora in poi, soprattutto a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90, in tutti i maggiori paesi nostri partner europei, ma anche oltre Atlantico, negli Stati Uniti, la formazione professionale ha preso a essere misurata in modo molto più penetrante e analitico, e lo strumento per farlo è quello che vi ho descritto nel corso della mia esposizione e che è esposto nel libro in modo molto preciso, cioè un sistema di rilevazione a tappeto di tutti i dati sulla formazione che viene impartita con denaro finanziata con denaro pubblico attraverso un'anagrafe della formazione e incrocio di questi dati con i dati delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro, delle iscrizioni agli albi delle professioni, dei mestieri e iscrizioni alle liste di disoccupazione. Questo mestiere negli anni 70 non era possibile semplicemente perché non c'era il computer, non disponevamo dello strumento, ma dagli anni 90 in poi lo strumento c'è e nei paesi più civili, più avanzati del nostro, questa cosa viene effettuata. Il decreto legislativo numero 150 del 2015, uno degli 8 decreti attuativi del Jobs Act, prevedeva esattamente questo. Cioè, se guardate gli articoli da 13 a 16 di quel decreto, erano dedicati proprio all'attivazione di questo meccanismo, questo monitoraggio sistematico a tappeto, permanente, capillare della formazione professionale. Però questo quel decreto venne varato sulla base di un'intesa governo statale regioni in sede di conferenza Stato Regioni, per anticipando la riforma costituzionale, perché lo Stato non aveva, come non ha ancora oggi, la competenza in materia di formazione, la competenza è delle regioni. Allora, che cosa fece il governo in quella fase? E io fui
parte molto attiva di questo passaggio e disse alle regioni: anticipiamo, portiamoci avanti rispetto alla riforma costituzionale, col vostro consenso io legifero istituendo l'anagrafe della formazione professionale. Se siete d'accordo lo facciamo subito, così non dobbiamo aspettare l'entrata in vigore della riforma costituzionale. E le regioni diedero il loro consenso in quella fase. Se non che poi sappiamo il referendum bocciò la riforma costituzionale che prevedeva questa competenza statale e quindi la competenza è rimasta delle sole regioni. E a quel punto logica avrebbe voluto che le regioni facessero ciascuna per conto suo quello che era previsto dal decreto 150, cioè che ciascuna istituisse l'anagrafe della formazione e procedesse alla rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali. Magari l'ANPAL avrebbe potuto coordinare questa azione spontanea da parte di ciascuna delle 20 regioni. Invece di questo non è accaduto niente. Cioè le regioni si sono fregate le mani della possibilità di sfuggire a questo controllo e si sono ben guardate dal dire vabbè, la previsione di legge non può essere attuata dallo Stato, quindi la attuiamo noi, ce ne facciamo parte promotrice e magari le regioni più virtuose diventano modello per le regioni più pigre e più lente e arretrate su questo terreno. Questo non è accaduto. Io lo imputo alla inerzia delle regioni, ma anche al fatto che politicamente all'assessore regionale conviene non avere questo vincolo, conviene poter distribuire i soldi secondo criteri politici, mentre un'anagrafe della formazione costringerebbe a creare una mappa della formazione professionale che costringe a escludere chi produce formazioni inefficace, quindi legherebbe le mani, oltre a costringere a chiudere i centri di formazione professionale che funzionano male, che non producono incontro fra domanda e offerta. Noi abbiamo un sistema che privilegia l'interesse degli addetti rispetto all'interesse degli utenti, cioè imprese e lavoratori, e il risultato è questo. Quindi è vero che potrebbe essere, diciamo, in linea teorica un compito dell'INAP ex ISFOL di fare questa cosa, ma in realtà la competenza per un'anagrafe della formazione è delle regioni e le regioni fin qui non si muovono. Quanto ai centri per l'impiego, i centri per l'impiego purtroppo svolgono quasi esclusivamente funzioni burocratiche, funzioni di rilascio di certificati, di disoccupazione, timbri necessari per ottenere la NASPI, il trattamento di disoccupazione e così via. Fanno pochissima attività, lo ricordava Stefano Buffanti in apertura, pochissima attività di effettiva mediazione fra domanda e offerta di lavoro. Ma in realtà la mia convinzione è che questa attività oggi non può più essere impostata come in passato, come pura mediazione tra domanda e offerta, ma deve essere impostata in termini di stretto intreccio tra il servizio di mediazione e l'organizzazione del percorso di formazione o addestramento mirato a ciò che l'azienda cerca, perché non c'è mai una perfetta corrispondenza tra la singola persona, le sue attitudini e ciò che l'azienda cerca. Quindi occorre fare il collocamento attraverso la formazione mirata, che vuol dire formazione attivata per ciascun posto, per ciascuna esigenza specifica. Quindi è qualcosa di molto impegnativo, che richiede anche un know-how specifico. Se volete, la notizia è che l'AFOL, cioè Agenzia per la Formazione e il Lavoro della Città Metropolitana di Milano,
sta cominciando a fare questa cosa. Io sono stato chiamato dal sindaco Sala a fare parte del consiglio di amministrazione di AFOL un anno e mezzo fa, in una situazione piuttosto incresciosa. Il direttore generale precedente era stato incriminato, poi è stato arrestato per malversazioni, per imputazioni piuttosto gravi. E diciamo, abbiamo trovato una situazione di inerzia operativa grave e anche una situazione di mancanza del management necessario. Nell'ultimo anno, in questo anno e mezzo, da quando sono nel consiglio di amministrazione, insieme a Marco Leonardi, a Maurizio Del Conte e Valeria Sborlino, gli altri membri del consiglio di amministrazione, abbiamo sostituito il direttore generale con una selezione molto accurata, con cui abbiamo attirato una persona molto competente sulla base di una selezione a base nazionale. Abbiamo selezionato un dirigente per appunto quel lavoro di cui parlavo, di intreccio tra formazione e collocamento, e un altro dirigente l'abbiamo promosso dall'organico già esistente, e il risultato è che AFOL sta cominciando a fare questo mestiere di risposta alle hard to fill vacancies, cioè alle situazioni in cui le imprese stentano a trovare quello che cercano, e un collocamento di nuova generazione molto più sofisticato e fondato anche sulla attivazione di forme di addestramento specifico. Abbiamo avuto gli incontri con le associazioni delle imprese, con i sindacati, faremo la settimana prossima una conferenza stampa in cui si darà conto di tutto questo, e abbiamo in programma, con i fondi che arriveranno dal Recovery Fund, di aprire un open space nel centro di Milano per quello che nelle grandi, ma anche non grandi, nelle città del centro e nord Europa chiamano lo one stop shop, cioè il luogo dove chi cerca un lavoro, chi vuole orientamento, può sapere che cosa il mercato offre, trova l'informazione necessaria con dei job advisor preparati e le strutture in grado anche di fare la profilazione del singolo e il confronto fra attitudini e aspirazioni. Insomma, l'assistenza di base che oggi in Italia ancora nessuno offre a livello di massa. Abbiamo singoli servizi di capacità molto limitata. È un lavoro grosso che sta partendo qui a Milano. La speranza è che l'esperienza milanese possa essere di guida e di utilità come modello anche per il resto del paese. Questo è quanto. Mi rendo conto che sarebbe molto da dire, ma per questa domanda mi fermo qui. Quanto alla domanda di Gregorio Salatino, sì, io rinvio per brevità alle pagine del libro che sono dedicate al workers buyout, che è un'opzione, non c'è dubbio che lo sia. Lo stesso avvocato Salatino ha ricordato le norme di legge che già oggi prevedono e favoriscono questa operazione, cioè il rilievo dell'impresa in crisi da parte dei lavoratori che in genere impegnano in questa operazione il loro trattamento di fine rapporto, i loro crediti, e l'esperienza dice che quando l'impresa è in grave crisi spesso il suo valore è minimo, proprio perché nella procedura concorsuale si lava l'amministrazione dei vecchi debiti insoluti, ma quel che resta è una struttura facilmente acquisibile, numero uno, come si dice, e questo talvolta accade. Però a questo proposito
vorrei mettere in guardia contro un rischio che si corre entrando in quest'ordine di idee, che è in fondo quello che richiamava il terzo intervento Andrea Rinaldo, e cioè quello di pensare che si possa normalmente, in situazione ordinaria, fare a meno della figura dell'imprenditore. In fondo, il workers buyout significa che i lavoratori, vista il fallimento del vecchio imprenditore, decidono di farsi imprenditori loro, cioè di sostituirlo, fare a meno dell'imprenditore. Ora, questo in alcuni casi è possibile. E ci sono anche alcuni casi in cui questo è possibile anche in un'impresa di grandi dimensioni. Nel libro io propongo l'impresa che produce il Gore-Tex, una grande impresa tessile, una multinazionale del settore tessile, funziona in questo modo, cioè però è un caso unico a livello mondiale. E gli altri casi, diciamo, conosciuti di workers buyout sono casi di aziende piccole e per lo più aziende ad alta intensità di lavoro e bassa intensità di capitale. Allora, in quella condizione il workers buyout funziona, può funzionare, ma quando invece l'impresa è più complessa, quando l'impresa produce, vuole collocarsi in mercati mondiali come il mercato dell'acciaio, il mercato degli elettrodomestici, il mercato dei prodotti informatici, in quel caso non si può fare a meno della figura dell'imprenditore, che è una figura diversa da quella dei lavoratori. E diciamo che le due figure sono fra loro complementari. Nel libro io sottolineo questo punto: non ci può essere buon lavoro senza buon imprenditore. È altrettanto vero che non può esserci buona impresa senza buon lavoro, ma appunto occorrono entrambe le cose. E se il workers buyout si riferisce a un'impresa complessa, operante su mercati che richiedono conoscenze particolari e un'intelligenza, una capacità di leggere dentro il mercato di quel prodotto, di quel servizio particolare, i lavoratori per definizione questa capacità non ce l'hanno, e quindi per valorizzare il loro lavoro hanno bisogno di un imprenditore, hanno bisogno di ingaggiare un imprenditore. E questa è la logica in cui devono porsi, più che nella logica di pensare di poter essere loro stessi l'imprenditore, che in questo caso non è realistico. Per esempio, la Whirlpool. Io capisco, adesso non so quali siano stati i rapporti tra l'avvocato Salatino e i rappresentanti della Whirlpool, però la Whirlpool opera in un mercato mondiale, qual è quello degli elettrodomestici, che richiede visione, come il mercato dell'automobile. E se i lavoratori della Fiat avessero deciso di far senza l'imprenditore, avrebbero fatto un errore clamoroso, perché nel mercato dell'automobile occorre avere una visione di lungo periodo su quale sarà l'evoluzione tecnologica del settore, come evolveranno le questioni tecnologiche, ecologiche collegate all'automobile e allo sviluppo dell'automobile, tutte cose che il grande imprenditore è in grado di portare,
invece il collettivo dei lavoratori non ce l'ha. Non è che se uno, solo perché si mette in assemblea e fa un po' di brainstorming, vengono fuori le idee giuste su come fare l'automobile, come non vengono fuori le idee giuste su come fare gli elettrodomestici o come fare produrre e vendere l'acciaio. Per questo un workers buyout alla Italsider o alla Whirlpool non può funzionare, come invece può funzionare in situazioni di attività labor intensive e che sono un po' più tipiche del lavoro cooperativo e di altre attività di servizi. Ecco, questo è quello che vorrei dire. Con questo non voglio svalutare per nulla l'intuizione che l'anima dell'intervento Gregorio Salatino, che è molto importante, ma vorrei mettere in guardia contro il rischio di generalizzare il campo in cui questa intuizione può avere, produrre risultati importanti. E Andrea Rinaldo per un verso sottolinea appunto questo altro aspetto del problema di cui ho parlato, e quindi per questo aspetto gli ho già risposto rispondendo alla domanda precedente. Per quel che riguarda lo smart working, osservo questo. Lo smart working è una cosa bellissima e sicuramente ha un futuro brillante e importante per il lavoro dei prossimi decenni. Però una cosa abbiamo imparato in questo anno di smart working forzato a cui siamo stati obbligati dalla pandemia, e cioè che per funzionare ha bisogno di quattro presupposti. Il primo è che l'attività oggetto del lavoro sia svolgibile a distanza. È ovvio, il parrucchiere non può esercitare in smart working, oppure l'addetto alla portineria difficilmente potrà lavorare da casa. Secondo presupposto, occorre la attrezzatura informatica appropriata per il lavorare da remoto, e questo non solo sul lato del lavoratore, ma anche sul lato dell'amministrazione, perché un requisito essenziale per lo smart working è l'accessibilità da remoto del gestionale aziendale e dei dataset di cui ci si serve per il lavoro. Se non c'è accessibilità da remoto, ben difficilmente ci può essere vero smart working. Ora, le nostre amministrazioni pubbliche per la maggior parte non hanno l'accessibilità da remoto. Le cancellerie, per esempio, i cancellieri che dovrebbero lavorare da casa non hanno la possibilità di accedere al gestionale della giustizia da fuori, per ragioni ben intuibili di privacy, di tutela del segreto d'ufficio, eccetera. Però è un fatto che questa accessibilità non c'è. Quindi, se manca questo, evidentemente manca uno dei presupposti fondamentali per lo smart working. Poi è indispensabile che il rapporto di lavoro sia strutturato in modo che la prestazione non sia più misurata soltanto in base all'estensione temporale, ma sia misurata in base alla capacità di conseguire gli obiettivi concordati. Questo anche lo stesso Andrea Rinaldo lo sottolineava. Nel settore pubblico questa responsabilizzazione per gli obiettivi è ancora in larga parte di là da venire. La responsabilizzazione del manager, del dirigente e a cascata di tutti i dipendenti è ancora qualche cosa che non è stato costruito compiutamente. Allora, se mancano questi presupposti, si può pensare alla possibilità che ci si arrabatti a far fronte in qualche modo all'emergenza, allo shock prodotto dalla pandemia.
ma non lo si può chiamare smart working, perché chiamarlo smart working significa fare un pessimo servizio allo sviluppo di questa nuova forma di lavoro. Significa anche il rischio di bruciarla agli occhi dell'opinione pubblica, ed è quello che io temo sia un po' accaduto nel pubblico impiego, perché per molti utenti il smart working ha voluto dire inaccessibilità degli uffici e dilatazione impressionante dei ritardi. Quante volte ci siamo sentiti dire la cosa non si può fare perché gli addetti sono in smart working. Questo è la negazione dello smart working. Il lavoratore in smart working per definizione dovrebbe essere accessibile da remoto, non dovrebbe essere che, siccome in smart working non lo si può contattare e non si dispone né di un telefono né di una mail con cui lo si possa raggiungere. Il lavoratore in smart working dovrebbe essere quello che è in grado di fornire il certificato o evadere la pratica anche lavorando da casa. Infine, ultimo ma non per importanza, abbiamo scoperto, quarto presupposto, che non tutte le abitazioni sono adatte allo smart working. Le abitazioni degli addetti al pubblico impiego, come a gran parte degli addetti alle aziende private, non hanno un locale adatto in cui svolgere l'attività professionale. Fare lo smart working in cucina col gatto che salta sulla tastiera o il bambino che strilla o la minestra che bolle sul fuoco non è smart working, anzi genera stress e frustrazione in chi è costretto a svolgere il lavoro in quel modo. E quindi anche per questo aspetto bisogna stare attenti, perché se vogliamo che lo smart working si sviluppi per davvero, dobbiamo sapere che è necessario anche che si sviluppi l'offerta di luoghi adatti allo smart working in modo capillare nel territorio, in modo che ciascuno possa disporre del luogo che non può essere solo un internet caffè, deve essere qualcosa di un pochino più evoluto nel senso della professionalità del lavoro che ci si svolge, a disposizione a prezzi bassi, e naturalmente prezzi che dovrebbero essere sostenuti dal datore di lavoro, e questo all'angolo di casa. Allora sì che si potrà puntare su un grande sviluppo dello smart working, che non sostituirà mai la presenza nel perimetro aziendale del tutto, ma può invece generare una libertà di intreccio fra tempo di lavoro e tempo di cura e tempo di svago e una felicità maggiore nel lavoro. Ma se non ci sono tutti e quattro questi presupposti, non c'è smart working. Lo si può chiamare home working, o chiamiamolo in un altro modo, ma per favore non chiamiamolo smart working, perché rischiamo di bruciare una bandiera che invece può avere un futuro molto importante. Grazie professore anche per questa annotazione. Siamo sicuramente tra coloro che cercano di dare un valore alle parole, e onestamente l'espressione smart working per indicare quello che è il quadro oggi non ci è mai piaciuta, non corrisponde al vero per i motivi che lei ha detto. Abbiamo ancora quattro interventi. Sarei d'accordo di ascoltare tutti e quattro? Sì, ascoltiamo tutti e quattro e cerchiamo di esaurirli in modo da poter chiudere per le 12:30. Va benissimo. Elia. Naturalmente raccomando ai quattro che intervengono di essere un po' più brevi in modo da riuscire a esaurire tutti e quattro gli argomenti. Senz'altro, Elia. Buongiorno a tutti, buongiorno professor Ichino, dico solamente due parole di presentazione e poi riduco molto anche il mio intervento, anche perché è parzialmente risposto dalla prima domanda che c'è stata. Sono Elia Bova, sono laureato in scienze politiche, mi ha fatto piacere l'intervento del professore Ichino di oggi, perché mi ha riportato da un lato ai miei studi universitari, in quanto feci una tesi di laurea sulla domanda di lavoro,
Poi argomenti che ho continuato un po' a studiare sia al master in relazioni industriali che ho fatto dopo, sia qualcosina sotto il profilo della domanda di lavoro dal lato della pubblica amministrazione in Cattolica col master in management della pubblica amministrazione. Le chiedo di arrivare rapidamente alla domanda, se no non riusciamo a sentire sì, soprattutto a rispondere a tutti e quattro. Sì. Dunque, facendo sempre riferimento alla necessità delle informazioni e assistenza alla mobilità, che sono tutti i presupposti affinché le persone che cercano lavoro possano in qualche maniera scegliersi anche l'imprenditore, io le chiedevo due cose. Allo stato attuale, oltre alle cose che lei ci ha già detto, in particolare diciamo il punto che dovrebbe essere di eccellenza anche per tutto il nostro paese di Afol metropolitana, cosa possono fare adesso le persone per migliorare questi aspetti, per migliorare cioè la loro informazione, la loro possibilità di formazione e anche magari di un aiuto alla mobilità se si trovano senza reddito, considerando anche non solo la situazione della Lombardia, ma anche magari delle altre zone più svantaggiate del nostro paese, perché mi interesserebbe. E poi so che anche di questo ha parzialmente risposto, ma la competenza regionale, io anche lavoro in una pubblica amministrazione milanese, nel campo delle politiche attive, in questo campo, nel campo anche del fornire il tasso di coerenza, è centrata o aveva un senso la proposta di revisione costituzionale o avrebbe senso, diciamo, un assestamento delle competenze, dato anche l'aiuto tecnologico che forse, diciamo così, dovrebbe portare ad una revisione delle competenze della ripartizione della pubblica amministrazione in Stato, Regioni, Province e Comuni. Grazie. Prego Michele, grazie Leo. Buongiorno, Michele Borello. Dalla relazione ho capito che gli imprenditori in tanti casi non riescono a trovare i dipendenti che sarebbero disposti a assumere e che molti lavoratori potrebbero occuparsi grazie a informazione e qualificazione. Ma non può essere che la domanda datoriale riguardi qualifiche tecniche di basso o medio profilo proveniente da aziende novecentesche che non hanno investito per accedere ai mercati più concorrenziali e remunerativi, mentre il livello di qualificazione di chi aspira a lavorare, soprattutto di chi è in grado di mobilità e quindi di scegliersi il datore, è più avanzato e adeguato alla contemporaneità, tanto che costoro trovano sbocco per le loro competenze all'estero. Insomma, se posso essere provocatorio come lei, non è che di informazione e formazione avrebbero bisogno i datori di lavoro più che i dipendenti? Grazie Michele, prego Vincenzo. Allora, mi chiamo Vincenzo Sabatino, lavoro all'Università Cattolica e mi occupo, diciamo, di big data e di ricerca operativa, dove opero come data architect, quindi comunque settori, diciamo, ad alto valore aggiunto, e poi anche insegno all'università. Allora, le racconto, vabbè, un po' brevemente in un minuto la nostra esperienza. Cioè, nell'ambito, noi per risolvere il problema delle asimmetrie informative nel mercato del lavoro, quello che poi lei ha trovato come soluzione, come tasso di coerenza, noi organizziamo praticamente, non so, faccio un esempio, il master dove diciamo insegno, abbiamo organizziamo, si chiama Master International Screenwriting Production, cioè tiriamo fuori, diciamo, sceneggiatori che tra l'altro nel corso degli anni sono diventati fra i più bravi in Italia e non solamente in Italia, e mettiamo direttamente in contatto domanda e offerta, organizzando per esempio in questo campo un evento che si chiama Milano Pitch Day, e quindi per evitare tutte le problematiche
che è per migliorare il placement, praticamente abbiamo creato noi un evento, creiamo un evento annuale B2B dove mettiamo direttamente i talenti della scrittura in contatto con le società di produzione del cinema o le società editoriali, eccetera. E quindi nel tempo è anche vero che poi è il lavoratore che si sceglie, diciamo, crescendo la credibilità di questo placement, alla fine siamo arrivati a capire che è il lavoratore che poi si sceglie effettivamente l'imprenditore. Ecco, questo però succede in professionalità ad altissimo valore cognitivo, ad altissimo valore aggiunto. Quando lavoro con le grandi aziende nel campo della ricerca operativa, nella progettazione dei big data, svolgo la professione di data architect, quindi devo pensare, diciamo, il big data sostanzialmente, e questa professionalità è, voglio dire, in Italia inesistente, e tant'è vero appunto che si rivolgono alle università, eccetera. Quindi, allora, volevo confermare il discorso che in alcuni casi il lavoratore trova l'impresa. È vero che bisognerebbe, sono d'accordo, attirare migliori piani industriali, questo perché comunque la domanda di lavoro, soprattutto per chi fa un master, meriterebbe un'imprenditoria migliore, più avanzata, e quindi le aziende estere consentono questo. Di recente è arrivato Spotify a Milano, e quindi sta assumendo tutta una serie di professionalità di questo livello. E quindi volevo fare questa considerazione, che quello che lei ha detto, diciamo, esiste, ecco, nel senso, ecco. E volevo invece, la mia domanda era una domanda di questo tipo sulla mobilità, cioè nel senso che comunque adesso, al di là di casi particolari, in generale ovviamente non esistono più fenomeni di mobilità sociale ed economica in Italia, perché ormai tutti i lavori sono precari e gli strumenti per cercare lavoro, non so, da LinkedIn a, non so, Indeed, eccetera, non mi sembrano strumenti particolarmente efficaci. Io stesso spesso attraverso LinkedIn ho diciamo subito parecchie fregature. E però voglio dire, poi alto livello, se uno dovesse, che ne so, cercare l'amministratore delegato di una grande azienda o un dirigente, un direttore finanziario di una grande azienda, certo non passa per LinkedIn, ma attraverso formule di selezione di pochissime società di altissimo livello di headhunting, eccetera. Quindi, ecco, in questo caso, come faccio ad introdurre un tasso di coerenza? Cioè, com'è possibile? Perché, voglio dire, rimane un lavoratore molto debole e poco informato rispetto all'altra parte, e riceve magari una risposta via email, nonostante magari anche un buon curriculum, e gli dice: abbiamo letto il tuo curriculum e non ci vai bene. Ecco, quindi in questo caso in realtà come si fa a realizzare una mobilità sociale, o in questi casi ad introdurre un tasso di coerenza? Grazie. Grazie Vincenzo. Prego Eugenio, ultimo intervento. Eugenio. Ti sente? Sì, adesso sì. Ok. Ben trovato. Prima di tutto grazie a Pietro Ichino per l'incontro, per la relazione di oggi. Poi un saluto a lui, perché da mia moglie, che l'ha conosciuto già quando lavorava alla CISL a Milano. Volevo porre questo problema. E posso chiederle il nome, che l'ho perso? Ah, Piera Folci e Eugenio Longoni. Grazie. Mia moglie la conosceva, perché quando veniva a Milano, perché lavorava alla CISL. La cosa verte sul discorso delle piccole aziende e sui dati che lei ha presentato. Volevo chiedere se in quei dati, ho visto che c'erano dati delle varie città, è stato fatto anche un lavoro sul discorso, per esempio in Brianza, dove siamo noi. Le do
in provincia Monza e Brianza e Lecco. In queste due province, che sono state un po' unificate da un certo punto di vista, nel 2018 è stato fatto un convegno sullo sviluppo in Brianza. In Brianza, in questa 76.000 aziende, dal punto di vista commerciale, ma anche manifatturiero, perché è una zona manifatturiera. Il 90% sono al di sotto di 15 dipendenti. Il 40% sono un solo dipendente. Come è possibile affrontare il problema del lavoro? E io a tutt'oggi non ho notizie di sviluppo occupazionale, se non in qualche caso, come è avvenuto ieri in questi giorni, è stata data la notizia di un'azienda nel campo dell'arredamento che, pur nel periodo pandemia, ha assunto 23 lavoratori nel 2020. Io ho lavorato 20 anni nel campo dell'arredamento. Però, ecco, da quell'indagine veniva fuori che le aziende in questa zona, in quel tipo, erano sottosviluppate dal punto di vista economico e di tecnologia aziendale. Quindi, come è possibile? La mia esperienza, poi, di cooperatore, e qui mi allaccio a quello che diceva sul discorso delle cooperative. Ecco, noi siamo partiti con una cooperativa, la Solaris, servizi alla persona e lavoro, di manutenzione aree verdi. Siamo partiti nell'84 con 10 persone. Oggi abbiamo 383 dipendenti, 86, con tutte le figure professionali, dallo psicologo, assistente, perché gestiamo centri diurni per disabili. Ecco, io credo che comunque ci sia, giustamente come diceva, bisogna comunque darsi una forma che deve essere poi imprenditoriale, perché il consiglio d'amministrazione di questa mia cooperativa è effettivamente, cioè, la fusione di varie esperienze messe insieme con lo scopo cooperativistico, con la base fondamentale, ha portato a questo. Ciò che non vedo invece nel campo altro. Chiudo dicendo questo. Dall'indagine fatta nel 2018 di queste aziende, per esempio, ci sono molte aziende che riguardano il territorio, cioè la manutenzione del territorio. Alcune sono anche cooperative, come una parte della mia. Bene, veniva fuori che se l'entità pubblica, Parchi Valle dell'Ambro, Regione, vi dicendo, dessero avvio veramente a un discorso di recupero del territorio, solo nel campo di questo campo qui ci sarebbe posto per nuove assunzioni per 500 persone. La ringrazio. Grazie Eugenio, prego professore. Allora cerco di rispondere a queste ultime quattro domande. Comincio. Scusate. Comincio con in ordine, nell'ordine in cui sono state poste. Elia chiede che cosa possono fare le persone per migliorare la propria posizione sotto il profilo dell'informazione, formazione e mobilità. Beh, possono fare molto, nel senso che ogni persona può operare anche indipendentemente dall'esistenza di un servizio che la aiuta, che la promuove, che la sostiene. Però già anche solo il fatto di sapere in che direzione muoversi è già un privilegio, vuol dire avere una dotazione di partenza notevole. Questa è la condizione di quella metà delle persone che vivono del loro lavoro, di cui abbiamo parlato all'inizio,
persone che hanno già da sole l'intelligenza del lavoro, cioè nel senso proprio etimologico del termine, intelligere, intus leggere, no? Cioè saper leggere dentro il mercato del lavoro, i suoi meccanismi e sfruttare questi meccanismi a proprio vantaggio per la propria forza contrattuale, per aumentare le proprie capacità di scelta. Chi è in grado di farlo da solo appartiene alla metà che già oggi esercita la possibilità di scegliersi il datore di lavoro, a quella metà delle persone che vivono nel loro lavoro che già oggi sono protagoniste nel mercato del lavoro e esercitano un potere contrattuale. Il problema sono è l'altra metà, cioè le persone che invece da sole non ce la fanno, hanno bisogno di un sostegno e questo sostegno sempre meno può essere dato dall'automatismo di una regola giuridica e sempre più deve essere dato dall'implementazione di servizi efficaci. Noi dobbiamo smettere di puntare sulle norme legislative, ne abbiamo già molte e c'è già tutto quel che occorre, ma quel che ci manca è l'implementazione, è il know-how su come si attivano i servizi necessari. Su questo terreno abbiamo moltissimo da imparare. Elia diceva: che fare nelle zone, delle aree depresse? Noi, se c'è un vantaggio nell'essere un paese un po' arretrato, come noi siamo per questo aspetto, in questo campo, il vantaggio è di poter copiare in un certo senso parassitariamente le esperienze più avanzate, guadagnando, mettendo a frutto il vantaggio di avere tanti paesi più avanti di noi da cui possiamo attingere l'esperienza e quindi poter la possibilità di recuperare il ritardo che abbiamo accumulato, ritardo di decenni rispetto ai paesi che su questo terreno sono più avanti rispetto a noi e allinearci al loro livello di servizi nel mercato del lavoro. E guardate che se noi studiassimo più attentamente le loro esperienze ci renderemo conto di quanto importante sia l'efficacia, l'efficienza e l'efficacia dei servizi al mercato del lavoro per il benessere delle persone più deboli, degli ultimi della fila. Io vi assicuro, avendo visto da vicino, avendo studiato, andando proprio a vedere come funzionano quei servizi in Gran Bretagna, in Olanda, in Danimarca, in Svezia, sono in certi casi rimasto commosso dal miracolo compiuto dal servizio efficiente, il servizio che è sempre modellato sull'esigenza della singola persona. Ormai non esiste più l'operaio massa, la figura collettiva. Ogni problema di lavoro è un problema personale, può presentare analogie con altri casini, ma è un problema personale e lì ogni persona viene presa in carico per quello che è, con la sua storia, i suoi problemi particolari, la famiglia che ha intorno, perché ognuna di queste cose genera problemi ed esigenze del tutto particolari, ma proprio per questo trovo che quelle esperienze sono straordinarie. Vi faccio solo un esempio tedesco, questo, un operaio di Brema, è un caso che ho conosciuto proprio vedendo da vicino, operaio di Brema che ha un modesto infortunio, non particolarmente grave, ma comunque tale da impedirgli di continuare, impedirgli all'età di 40 anni di continuare a fare il mestiere che aveva fatto fino a quel momento,
che era un mestiere di montaggio di precisione, eccetera, non ha più la possibilità di farlo. Meccanismo del servizio alla persona si è attivato per individuare quelli che potevano essere gli sbocchi possibili da questa, il modo di uscire da quella situazione, da quel problema, e studiate le sue capacità, sono stati individuati tre possibili percorsi, uno più breve che portava a un risultato più modesto nell'arco di 3 mesi, uno un po' più diciamo impegnativo nell'arco di 9 mesi e uno invece particolarmente impegnativo che però avrebbe richiesto 1 anno e mezzo o 2 di formazione. Lui scelse la via di mezzo, venne sostenuto in questi 9 mesi di formazione specifica con un sostegno del reddito robusto, l'80% dell'ultima retribuzione, e al termine di questo periodo di riaddestramento, riconversione, aveva già il posto pronto, perché era un posto che prima non era stato possibile ricoprire in altro modo, e questa persona è stata recuperata al 100% al tessuto produttivo senza quella via d'uscita facile che usiamo da noi, che è la pensione di invalidità oppure la cassa integrazione a tempo di durata lunghissima. È stato subito affrontato il problema ed è stato risolto nel modo più molto impegnativo sul piano delle risorse che sono state messe in campo, ma meno costoso che sostenere il reddito con una pensione anticipata o con la cassa integrazione senza speranza. Ecco, questo è quello che occorre fare e quello che dobbiamo imparare a fare. La riforma costituzionale è stata bocciata e quindi lo Stato non è in grado di prendere l'iniziativa oggi in modo incisivo su questo terreno, e dobbiamo rivendicarlo dalle regioni. Dobbiamo pretendere che ciascuno nella propria regione, che la regione faccia la sua parte. Hai questa competenza esclusiva nelle politiche attive del lavoro, esigiamo che tu la eserciti nel modo migliore, attingendo alle esperienze migliori che ti si offrono al di là delle Alpi e anche al di qua, perché guardate, queste cose per esempio a Bolzano, a Trento già si fanno, è l'unica forse regione dove diciamo c'è qualcosa di simile a ciò che accade al di là, al nord delle Alpi. Non c'è altra via che rimboccarsi le maniche e cercare di acquisire un know-how che per ora abbiamo molto trascurato. Michele Borello, non può essere che la domanda di cui lei parla, cioè io parlo, sia una domanda che riguardi profili obsoleti. E qui io mi permetto di ricondividere con voi lo schermo per mostrarvi una delle slide che prima abbiamo passato in rassegna, e in particolare questa. È la slide in cui vi mostro i profili individuati dalla ricerca Union Camere ANPAL nel novembre 2020, quindi nel pieno della crisi che stiamo attraversando, e dove si registrano delle difficoltà di reperimento del personale cercato nell'ordine del 50% dei posti disponibili, 42, 40, 22, 27, 46, 33, 15, quindi percentuali rilevantissime. La media ponderata porta al 32%. Vedete che
la distribuzione di queste difficoltà di reperimento è molto ampia e si estende dalle professioni intellettuali, scientifiche, specialistiche, dove certo il numero dei posti è molto più basso, sono solo in totale 55.000, però il 42% di difficoltà vuol dire che almeno in 20.000 casi i posti restano vuoti. Professioni tecniche, 40% di 108 vuol dire che in oltre 40.000 casi non si trova la persona che si cerca. Impiegati amministrativi, professioni qualificate nel commercio e servizi, operai specializzati, conduttori di impianti macchinari fissi e non, eccetera. Ce n'è per tutti. E poi anche mestieri non qualificati, certo. Naturalmente, come vedete, la difficoltà di reperimento per i mestieri non qualificati è molto minore, siamo solo a un caso su sei, come è ovvio. Ma fosse anche 15.000 persone, perché sprecare questo enorme giacimento occupazionale quando abbiamo le persone che non trovano lavoro? Proprio i meno attrezzati professionalmente potrebbero essere indirizzati verso un mestiere non qualificato che intanto li toglie dalla condizione di inerzia e di frustrazione sul piano economico. Quindi la risposta a Michele Borrello è no, non mi pare che si possa dire che questa domanda è concentrata su profili obsoleti. Ci sarà anche qualche profilo obsoleto, ma ci sono anche molti profili sicuramente tecnologicamente evoluti, avanzati. Peraltro, teniamo presente che anche i mestieri tradizionali sono importanti e andrebbero valorizzati, se non altro per una cosa che ci ha detto Eugenio Longoni prima, e cioè quando lui ci ha riportato il dato della Brianza, per cui il 90% delle imprese sono sotto i 15 dipendenti, addirittura il 40% un solo dipendente. Questo è il fenomeno del artigianato soprattutto, dove in Italia si registra la chiusura per raggiunti limiti di età del titolare di 20.000 imprese all'anno, 20.000 imprese artigiane ogni anno. E questo, anche questo è un giacimento occupazionale importantissimo, perché qui addirittura noi non sprechiamo soltanto il posto di lavoro, ma sprechiamo anche l'avviamento commerciale dell'impresa. Ogni impresa che chiude si disperde un piccolo patrimonio di avviamento che potrebbe invece essere trasmesso alla nuova generazione. Ora, un dato che ci raccontano gli esperti del settore dell'orientamento, del problema degli skill shortage, eccetera, è che i giovani, la nuova generazione, non, per lo più tende a non considerare la possibilità di lavoro nel settore artigiano. Non l'artigianato esce dai radar della nuova generazione perché manca un servizio di orientamento che spieghi quanto è importante invece questo settore, quanto potrebbe costituire un predellino, un trampolino di lancio, una prima esperienza. Certo, è chiaro che dal punto di vista tecnologico il settore artigiano vede solo mestieri tradizionali e non mestieri particolarmente evoluti, avanzati, ma anche di questo è fatta la battaglia contro la disoccupazione e noi questa battaglia non la stiamo combattendo. Vengo alla domanda di Vincenzo.
Beh, sì, in realtà Vincenzo più che una domanda ha fatto un intervento molto apprezzabile nel suo contenuto, sul quale io sono d'accordo. Dice come è possibile garantire un tasso di coerenza elevato nella formazione. Il tasso di coerenza è un dato, riguarda la coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. E se questo dato è basso, vuol dire che il corso è stato poco utile per l'occupazione. Se il dato è alto, vuol dire che il corso è stato molto utile. Per esempio, l'80% vuol dire che 4 su 5 di coloro che hanno frequentato quel master, quel corso di formazione, sono andati a fare poi la cosa per cui sono stati formati, per cui è stato investito del denaro pubblico. E io credo che quantomeno il conoscere il dato sia il presupposto per qualsiasi miglioramento, perché finché noi non lo misuriamo, non possiamo neanche sapere quanto vale la nostra formazione. Sarebbe importante che il dato venisse rilevato a tappeto e che fosse obbligato ogni facoltà universitaria, ogni centro di formazione a pubblicare il dato del tasso di coerenza conseguito negli ultimi anni. Questo già aiuterebbe moltissimo l'orientamento delle persone e la lotta contro la disoccupazione. Infine, alla domanda di intervento di Eugenio Longoni ho già fatto riferimento e saluto in particolare Piera con amicizia e anche qui dico in realtà Eugenio ha già detto tutto lui, questa realtà del tessuto produttivo brianzolo è una realtà che tutti in qualche misura conosciamo, grande pluralità di imprenditoria, grande effervescenza di iniziative imprenditoriali e anche possibilità, potenzialità. Guardate che è vero che siamo in una crisi gravissima, ma è anche vero che lo shock prodotto dalla pandemia per alcuni settori è stato uno shock positivo, non uno shock negativo. Ci sono imprese che cercano lavoratori e aumentano, ci sono settori che vedono aumentare nettamente il proprio tasso di occupazione e la propria necessità di personale e sono in difficoltà a trovare le persone. Il settore sanitario, il settore della logistica, il settore informatico, il settore dei servizi all'informatica, sono tutti settori dove la domanda tira forte e ha difficoltà a trovare risposta. Quindi tanto più è importante, poi Eugenio stesso ricordava le possibilità di ulteriore attivazione di domanda tecnologicamente avanzata in funzione dell'economia verde, dell'economia circolare, dell'economia ecologica. Sono tutti campi nei quali avremmo molto da fare e la speranza è che sappiamo rimboccarci le maniche e farlo. Detto questo, vi ringrazio di cuore per l'attenzione che mi avete dedicato. Siete stati addirittura quasi 3 ore al video e questo è abbastanza straordinario. Spero che avremo ancora occasione di incontrarci nel prossimo futuro. Avverto che per chi desidera mantenere il contatto, lo scambio con me, si può iscrivere alla mailing list a cui ogni 15 giorni, 2 settimane invio una newsletter con le novità del mio sito. Nel sito in alto a destra c'è una finestrella in cui si può inserire il proprio e anche altri indirizzi mail di persone interessate e quindi spero che anche in questo modo possiamo mantenere i contatti. Grazie e buon fine settimana. Grazie professore a lei per la cortesia, la disponibilità e veramente la cortesia e la disponibilità, le qualità che poi ci contraddistinguono e quindi ci siamo sentiti veramente, non è stato difficile seguirla per 3 ore. Grazie. Sicuramente resteremo in contatto. A presto.